I rincari delle bollette gravano anche su chi l'energia elettrica la usa per pompare fuori l'acqua da un territorio, come quello polesano, che sorge completamente al di sotto del livello del fiume e quindi in costante rischio. A 70 anni dalla grande alluvione del 51, lo sguardo dei consorzi di bonifica, ossia di coloro che garantiscono la sicurezza idraulica, è sì al futuro, alla transizione ecologica e di fondi del PNRR, ma soprattutto al presente con le bollette che lievitano e di costi per la gestione che diventano insostenibili. Con questi aumenti 20-25% di energia purtroppo andiamo molto molto male, perché noi di energia elettrica ne consumiamo circa 11 milioni di kilowattora e la spesa, il bilancio che abbiamo fatto adesso, da 2 milioni e 4 di energia andiamo a 2,8-2,9. Nel convegno annuale una tavola rotonda con i rappresentanti delle commissioni Agricoltura e Finanze del Senato e Commissione Ambiente della Camera, la richiesta dei consorzi è chiara. Si tratta di chiedere delle soluzioni strutturate, strutturali, per abbattere i costi dell'energia e poi per l'innovazione, per l'innovamento dei nostri sistemi e delle infrastrutture, in modo da riuscire ad economicizzare il nostro lavoro. Ci stiamo lavorando, chiaro, serve una politica energetica diversa in questo paese, si sta puntando molto sul fotovoltaico, però credo dovremmo anche iniziare a pensare anche al nucleare di quarta generazione. Siamo circondati da paesi che hanno il nucleare e rimanere noi gli unici che siamo costretti a comprare energia a prezzi così eccessivi, credo che una riflessione in merito vada sicuramente fatta. E poi i cambiamenti climatici. Per mitigarne le conseguenze bisogna agire subito. I progetti e le capacità, grazie all'Associazione Nazionale Consorzi, ci sono. I soldi anche, con i fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. I cambiamenti climatici che stanno condizionando non solo la vita delle popolazioni ma anche le economie di questi territori, è per questo che stiamo spingendo perché il piano di resilienza abbia un'attenzione particolare a quelle opere che vanno a mitigare i rischi dei cambiamenti climatici e vanno anche a sistemare dal punto di vista del dissesto idrogeologico tutte quelle criticità che sono nate negli anni anche a causa di una forte urbanizzazione che in alcuni territori mettono oggi a repentaglio la sicurezza dei cittadini.